nave in vista! La flotta! Li abbiamo trovati! Speriamo di essere ancora in tempo. Abbiamo uno svantaggio davvero pesante. Stiamo recuperando. La Morrigan non ci deluderà. Speriamo di essere ancora in tempo. Abbiamo uno svantaggio davvero pesante. Stiamo recuperando. La Morrigan non ci deluderà. Là, capitano! Un bel colpo e la affondiamo! È affondato! Fuoco! Ecco il suo punto debole, signore! Sono al nostro livello. Fuoco! Arcate in pieno! La balena bianca! Siamo alla larga! Ci spero! Fuoco! Cazzo! Va dritto a fondo! Fuoco! Spara, 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 sp
Li abbiamo trovati. Speriamo di essere ancora in tempo. Abbiamo uno svantaggio davvero pesante. Stiamo recuperando. La Morrigan non ci deluderà. Speriamo di essere ancora in tempo. Abbiamo uno svantaggio davvero pesante. Abbiamo recuperato. La Morrigan non ci deluderà. Non
mancava. Non possono resisterci, signore. Sparano ad Africa! Fuoco! Fuoco! Hanno troppa potenza di fuoco. Sprecato. Andiamocene via. Fuoco! In vista! La flotta! Li abbiamo trovati! Speriamo di essere ancora in tempo. Abbiamo uno svantaggio davvero pesante. Li stiamo recuperando. La Morrigan non ci deluderà. Speriamo di essere ancora in tempo. Abbiamo un svantaggio davvero pesante. La stiamo recuperando. La Morrigan non si deluderà. Fuoco! 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 Fuoco!
pure. Sono a portata di mortaio, non so nient'altro. Irritante fino all'ultimo. E la veratria è rimasto dietro per fermarci. E di sicuro si è anche offerto volontario.
Fate solo i brevi! Tirate a me severe! Fuoco! Al vostro segnale! Non affondatela! Ci servono le carte di Della Vérendrye! Pensi di poter competere con me, eh? Ho allenato la mira. Stavolta non mancherò il bersaglio. Oh, ti sei rammollita! Tutto qui quello che sa fare! Allora, razza d'esotico. Pensi ancora che i Templari abbiano ragione? Ne sono convinto. Bastardo! Achille e Liam sono già andati a nord! Oop, aveva ragione. Sapevo... Come? No! Distrarti. Grazie dell'aiuto, capitano Cook. Di niente, capitano Cormac. Direi che navigare con voi è sempre... interessante. Già, finiamo sempre nei guai, è vero. Ma ditemi la verità. Siete per caso membri di un'altra organizzazione? Siete dell'ammiragliato. Voi prendete ordini direttamente da Sua Maestà il Re, non è così? In ogni caso, non potremmo dirlo. Ecco, prendete queste mappe. Della Vérendrye non ne ha più bisogno. Vi contatteremo se ci saranno altri viaggi in vista, capitano. Vi ringrazio. Qualcuno va a una nuotata? Il ghiaccio...
gabbie e contro le lacci! Ammainatele bene! Mettete i trevi al vento! Legate i trevi! Mezze vele! Aprite le vele! Galleggiante è tutto per noi. A bordo, capitano! Un convoglio! Capitano, a prua! Signor Kenway! De la Vérendrye è morto. Ho le coordinate. So dove sono diretti gli assassini. Allora, sbrighiamoci. Achille e Liam avranno trovato il sito dei precursori. Il mondo è ancora in piedi. Se l'hanno trovato, la Terra comunque non ha tremato ancora. Molto gentile da parte loro. Penso ci sia tempo. Signor Ghist, state qui. Accompagno io, Shay. Signore, col dovuto rispetto, credete che sia saggio? Come Gran Maestro, devo indagare sui precursori fino in fondo e schiacciare la confraternita di Achille. Se gli assassini provocano un terremoto, almeno non ci andrà di mezzo tanta gente. In ogni caso, non voglio che i tuoi vecchi colleghi distruggano un sito dei precursori. Certo che sarebbe bellissimo se non facesse così freddo. Ma attenzione! In alcuni punti è molto sottile. Achille ha portato proprio un bel equipaggio. Sai che non sopravviveranno tutti.
We need to have words! Vai, Shane! Troverò un'altra strada! To run this gang. Yes. Now, return to the ground. Return to the ground. Now. Business aloft. Down. I can shoot him. I'll catch up with you one way or another. Mark my word. Hey, get down. Not repeat myself.
You have no... Questa la mela. No, non toccare nulla. Shay aveva ragione. Lui che cosa sa? Più di me, a quanto pare. Bene, finalmente hai capito. Achille, questa struttura serve per reggere il mondo. Non è un'arma per controllarlo. Tutto questo disastro
poteva essere evitato se soltanto mi avessi ascoltato. Irrispettoso fino in fondo. Sì, ci stiamo lavorando. Vero o no, hai tradito la confraternita, Achille e me. Disse colui che mi ha pugnalato alla schiena. Alla tenuta? È stato Chevalier. Io non sbaglio. Liam, no! È stata fortuna. Quante volte devo dirtelo, Liam? La fortuna non esiste. E come ci sei riuscito, bastardo? Hai distrutto gli assassini, tradito i tuoi amici, ti sei unito ai nostri nemici. E per cosa? Per salvare il mondo. Spero che ne valga la pena. Perché no? Achille è debole ora. È un mentore senza seguaci. In che razza di mondo vogliamo vivere se non conosciamo la pietà? E poi ora ha compreso cosa sono i siti dei precursori.
Senza di lui gli assassini continueranno le ricerche. Sì, hai ragione. Ricorda cosa è successo qui. Lo farò. Ma il mondo no. Adesso cosa succede? Ghist avrà il compito di guidare l'eliminazione di tutto quel che rimane degli assassini. Beh, Wix e gli altri lo assisteranno, ovvio. Achille ha perso tutto ormai. Non oserà lasciare la sua tenuta. Infatti. Shay, anche se la nostra ricerca dei siti dei precursori è alla fine, voglio la scatola. Devi trovarla per l'ordine e per me. Magari serviranno anni di ricerche. Potrebbe essere ovunque a quest'ora. Potrebbe volerci una vita. Vuoi accettare questa sfida? Bene. Incredibile! Shay aveva quel potenziale! Ho tutto quello che serve per completare la missione. Un ultimo sforzo. Devi caricare la storia di Shay. Ma non in Helix. Voglio che delle persone ben precise vedano ciò che abbiamo scoperto. Non c'era bisogno che Violet ci urlasse contro per non aver aggiustato l'ascensore prima di lei. Ti ha fatto piacere, ancora non ci credo. Mi ha detto delle cose... Basta, non ne voglio più parlare. Per ringraziarti di quello che hai fatto, ti farò avere l'accesso al livello 3 di sicurezza. D'ora in avanti, potrai aprire tutte le porte. Molto tempo fa, gli assassini avevano un nobile scopo, cioè la pace. Ma col passare dei secoli quello scopo si è trasformato in uno più pericoloso. La libertà. Merda, che sta succedendo? Solo un contrattempo. Ok. Il tuo comunicatore non funziona al momento e deve essere buio pesto laggiù. Ma ti mostrerò io dove andare. Ti basta seguire le luci e non avrai problemi. Sta tranquillo e segui le luci, non ti succederà nulla. Ti ho mai fatto sbagliare direzione? Segui le luci. Dai, sbrigati, zuccone, dipende tutto da questo. Il comunicatore dovrebbe funzionare. La confraternita degli assassini esiste ancora e continua a seguire la stessa stupida causa. Io sono un cavaliere templare. Proteggo il mondo dagli assassini. Oggi mi hai aiutato a fare il mio dovere. Per favore, ripristina i server. Otzoberg, la stella del programma di addestramento Animus. Vediamo che sai fare, stronzo arrogante. Se insisti, signor Cross. Penso che il mio addestramento sarà completo a breve.
Tu che ne dici? Cosa c'è da ridere? Mi sbagliavo su di te. Non sei arrogante. Sei solo incredibilmente stupido. Oh. Il tuo corpo, la tua mente, non ti appartengono più, non capisci? Ti rimangono solo le voci. Io non soffro della tua condizione. Le mie sessioni Animus sono state... No, no, no! Le mie voci sono fantasmi, morti! Possono solo ripetere le stesse cose, continuamente, senza fermarsi mai! Ma quelle nella tua testa non moriranno mai. E ora ti possiedono. Io sono l'umile servo dell'ordine. Non sei più nemmeno una persona. Sei uno strumento. Solo un pupazzo. Abbiamo finito qui. E nel loro glorioso nuovo ordine mondiale non ci sarà posto per i difettosi come noi. Hai superato ogni mia aspettativa. Usa quel terminale per caricare la storia di Shay nella rete degli assassini. Carica i dati. Adesso. Oggi sono deboli. È solo questione di tempo e io li catturerò e li ucciderò. Ma non mi basta che muoiano. In Portogallo è successo come ad Haiti. Un grosso terremoto. Migliaia di morti per colpa del tuo manoscritto. Portatelo fuori di qui. Voglio che sappiano tutti quanto sono deboli e voglio che tutti li vedano soffrire. Così quando mi incontreranno, farò loro un favore uccidendoli. Shay aveva ragione. Lui che cosa sa? Più di me, a quanto pare. Il piano è in atto. Non avrei nient'altro da chiederti. Però la storia di Shay non è completa. Mi piacerebbe che continuassi fino alla fine. Sono davvero colpita, Zuccone. Ci hai dato una grossa mano. Eh sì, sono un templare anch'io. Lo sono da anni. Piccola parte di dati di Shay da esplorare. Secondo me dovresti andare a dare un'occhiata.
Una volta che finirai la storia di Shay, la tua vita non sarà più la stessa. Ti conviene terminare tutte le attività che hai in sospeso prima di tornare nell'Animus? Palazzo Reale di Versailles. Dentro ci vivono Luigi XVI e Maria Antonietta. Quale decadenza. Buona fortuna. Ah, Shay, mi sembri pronto a incontrare i reali. Magari ti verrà concessa un'udienza dal re Luigi in persona. Dubito che queste brache bastino per arrivare nelle stanze del re. Comunque, sono qui solo per affari, devo vedere una persona. Già, ho sentito che sarebbero arrivati dei mercanti, forse verranno a vedere la mia dimostrazione scientifica. Dovrebbero davvero. Magari imparano qualcosa, anche se non scommetterei sulla loro presenza. Ora devo andare. Grazie ancora, signor Franklin. Ora troviamo Charles e quella stupida scatola. Eccolo, Charles Dorian. Ah!
visto che facce quando abbiamo preso le mele? Sono Arnaud. Elise. Sono qui con mio padre. Anch'io. Ha importanti affari con il re. Che cosa facciamo ora? Parlez-vous de lui? Vous saurez qu'il a rendu tout l'argent. Sinon, les Anglais ont un nouveau roi. C'est le prénom Georges, comme son père. Signori, proteggerò questo manufatto a costo della vita. Arnaud? Dove sei finito? Tu! Sei tu il traditore! Sistemo solo vecchi affari. Vecchi, Connor e i suoi assassini. La rivoluzione americana ha fermato voi templari. Allora forse faremo una rivoluzione anche noi. Difendere i principi del nostro ordine e tutto ciò per cui lottiamo. Mai divulgare i nostri segreti né la vera natura della nostra opera. E farlo fino alla morte, a qualunque costo. Questo è il mio nuovo credo. Sono Shay Patrick Cormac, templare del rito coloniale, del rito americano. Sono più grande ora. Forse più saggio. Una guerra e una rivoluzione sono finite. Un'altra sta per iniziare. Che il padre della comprensione ci guidi.